Cari amici del canale YouTube, buongiorno a tutti voi. Oggi vi presento un nuovo video sulla metafonia. Seguite le frasi attentamente perché esse dimostrano l'interazione che c'è tra di noi e l'altra dimensione. Ci vediamo dopo al termine del video. Grazie per l'attenzione. La prima frase è del 9 aprile 2005 e dice così. E là e rissa, Erasmo cercavi. Sant'Erasmo mette in evidenza che c'è la rissa, cioè una forte contrapposizione in famiglia, e che io ho chiesto a lui. Allora, la frase precedente, sia la frase precedente che tutte le altre, servono a dimostrare come quando si è graditi lassù, diciamo, ecco, al buon Dio, basta chiedere aiuto e si viene ascoltati e l'aiuto posso assicurare che c'è. Ovviamente, va detto che per chiedere aiuto non bisogna essere per forza metafonisti. Basta essere ovviamente, questo insomma è chiaro a tutti, diciamo è ovvio a tutti, basta essere cattolici, cioè in buoni rapporti con Dio e si viene ovviamente ascoltati sempre e comunque. Quindi passiamo alla seconda frase, la quale dice, Erasmo dice, è re, le parti chiede righe. Questa frase è sempre del 9 aprile 2005 e con essa Sant'Erasmo dice che Dio interviene, le parti chiede righe, cioè con queste parole Sant'Erasmo mi dice che anche le controparti hanno chiesto idealmente aiuto a Dio. La frase numero 3 è anch'essa del 9 aprile 2005 e recita così. Io lo so. E chiede sopporti. Questa Cioè, Sant'Erasmo mi dice che sa bene cosa stanno facendo i miei nemici, diciamo, ma che Dio mi chiede di sopportare. La frase numero 4 dice così. E noi cerchi righe, e noi sta adesso ivi, e disse che, e c'è realtà. In pratica dice, Sant'Erasmo dice, e tu cerchi risposte da noi, e noi stiamo adesso da te, lì nella sfera terrena. Rispondiamo alla tua chiamata. Qualcuno ha detto che c'è la realtà dell'altra dimensione. Quindi Sant'Erasmo ha prodotto qualche evento, ovviamente si è mosso, e coloro che si contrappongono a me l'hanno dovuto notare. Che c'è una realtà dall'altra dimensione e che si muove. La prossima frase dice così: Questo ministro così buono ai poveri ha già dato Cristo. Questa frase segue il dispiacere che ho provato nell'apprendere della dipartita di Papa Wojtyla. Ora, dal momento che Sant'Erasmo è un santo e viene chiamato da loro molto spesso con il suo nome, Erasmo, ma anche con il termine di ministro, ministro di Dio, vabbè, perché era vescovo, questo secondo me vuol dire che è un'anticipazione, cioè del fatto che Giovanni Paolo II sarebbe
stato fatto santo, perché qui lo citano come ministro, come soggetto molto buono e che ha provveduto già a dare Cristo ai poveri. La frase numero 6 è del 14 aprile 2005 e dice così: origine ipocrita, e dillo tu, lo scopri Cristo, è mobile, utilizzi tutto, è noi, e dolori fa belli, e re, de, navrò, poi ironizza giù, Erasmo chiedi dov'è. In pratica, dicono che ciò che è all'origine dell'azione di certe persone, ovviamente a me contrapposte, sempre quelle di famiglia, è l'ipocrisia e tu lo devi dire, non l'ho mai fatto, non gliel'ho detto. Tu ti rendi conto che Cristo è immobile, cioè si muove laddove tu ne hai bisogno. Tu puoi utilizzare tutto ed anche noi. Sappi che i dolori, ciò che devi sopportare, rendono belle le persone agli occhi di Dio. Producono effetti positivi. Quindi, quando qualcuno di noi prova dei dolori, diciamo così, controversie nella vita e chi non le prova, quasi quasi può essere contento, perché il contraltare di là sarà positivo. Quindi poi continua: e avrò poi dell'aiuto di Dio per proteggerti, dice Sant'Erasmo. Quindi tu ironizza pure sul fatto che ti vogliono danneggiare, come dire stai tranquillo, non è un problema. Chiedi Sant'Erasmo dov'è, è da te che ti protegge. La frase numero 7 dice così: a dare a chi? Ad illudermi, taluni o nanno. A dare a chi? A illudermi, manuni, o nannon. A dare a chi? A illudermi, manuni, o nannon. Sant'Erasmo parla della relazione con noi, esseri terreni, per dire questo: a chi devo dare l'interazione con me? Rischio di illudermi se voglio pensare di poterla dare a tutti gli esseri terreni, perché alcuni non la possono avere. La prossima frase dice così: in più che a, dici al re, atieni, sì, a usa e na. In iuve artis arev artini fi ausal hegna. In iuve artis arev artini fi ausal hegna. Tu hai in più che chiedi a Dio, tu tieni l'aiuto di Dio, usalo e dai quello che chiedi. La prossima frase è del 13 gennaio 2020 e dice così: sai, preghi. Quindi mettono in evidenza il fatto che io prego, insomma, sono cattolico praticante. Questa frase è anch'essa del 13 gennaio 2020 e recita così: eri, o lo dissi, e le veci al re. Erin molodi si, melevesi erre, erin molodi si, melevesi erre. Sant'Erasmo dice che ha detto a qualcuno, non immagino a chi, ciò che io sono, ciò che sono stato finora, come sono valutato da loro, io lo so bene perché mi parlano sempre. E faccio le veci a lei, quello che ti dico, te lo dico per conto di Dio.
Ecco, siamo arrivati all'ultima frase. Questa frase non l'ho ottenuta in una mia registrazione. È stata detta in una registrazione che ho fatto per altre persone. La faccio ascoltare soltanto per la sua chiarezza. Dice così: però, e ti dirò fin là. Hero, e di Rufmilla, Hero, e di Rufmilla. Ecco, questo video finisce qui. Vi ringrazio per l'appunto per l'attenzione e vi invito ad iscrivervi al canale se vi va e ad azionare la campanella. Così sarete informati ogni qualvolta pubblicherò un nuovo video sulla metafonia. Ciao a tutti.